commisso, domani una trassesta con la Folgore Caratese, apparentemente facile, anche se non c'è niente di facile. Assolutamente non c'è mai nulla di facile. La Folgore adesso è una squadra anche in salute, perché dopo le prime due cadute comunque ha disputato due buone gare vincendo in casa col Cesarano, e mercoledì non meritava assolutamente di perdere a Franciacorta. Ha pagato il blackout iniziale dove ha preso due gol nei primi 13 minuti, poi dopo ha fatto la partita, ha avuto più volte l'occasione di pareggiare, l'avrebbe anche meritato. Quindi abbiamo caricato bene le pile dopo gli sforzi importanti di mercoledì, pensiamo unicamente alla gara di domani, che sappiamo bene che non sarà facile, però c'è grande voglia di tornare a vincere. Affrontiamo una squadra dove la difesa è la più bucata e noi l'attacco meno prolifico. Sì, ma è difficile fare calcoli dopo solo 4 gare, i numeri dicono qualcosa di reale e vero dopo almeno 10 partite, come ci siamo sempre detti. Sicuramente dobbiamo continuare sulla linea della prestazione fatta mercoledì, in cui dobbiamo essere più bravi a concretizzare e realizzare quanto abbiamo creato, e bravi a continuare a tenere questa attenzione nella fase difensiva, anche se qualche sbavatura, come normale che ci sia, c'è stata anche mercoledì. Dobbiamo essere sempre più bravi a portarla, non dico alla perfezione che non esiste, però con un lavoro di squadra che i ragazzi stanno facendo da 2 mesi ormai, siamo a un buon livello e sono contento, però bisogna essere bravi a portarla avanti e avere costanza. Grazie. Grazie a te.